Da paura, voglio. Oggi vlog escursione a Sudagil Canyon, uno dei posti più belli da vedere in Islanda. Quindi faremo questa escursione insieme. Sono con Carolina, sempre presente. Speriamo di incontrare l'acqua azzurra. Vi porto con me in questa giornata tipica in Islanda, dove magari un giorno off si vuole andare un po' a svagare nella natura. Siamo all'hotel Sudagil, tappa fissa per una pausa bagno, pausa caffè e poi... E poi si svolta a sinistra per scendere fin dentro al canyon, perché vi ricordo ci sono due posti per vedere il canyon: dal balcone dove vanno, diciamo, tutti i turisti, ma noi vorremmo arrivare fin dentro al canyon a toccare l'acqua. Ok, siamo arrivati nel parcheggio. Differenza abissale rispetto all'anno scorso, perché la strada l'hanno aggiustata per arrivare fino a qua. C'era una strada proprio da fare solo con il 4x4, era piena di massi, di pietre giganti, cioè proprio si rompevano le macchine piccole se non avevi il 4x4. E poi hanno messo il parcheggio a pagamento, ovviamente pagato, perché gli islandesi ci tengono a queste cose, fanno proprio, sono ferrei sulle multe nei parcheggi. Comunque, questa è l'entrata del trekking. In pratica questo è un terreno privato di un signore, c'è cioè una fattoria. E cosa molto interessante, in pratica questo signore si è ritrovato questo canyon una volta che hanno prosciugato la diga a valle. Si è ritrovato questo bellissimo canyon che all'inizio è stato scoperto solo dagli islandesi, poi le persone sono iniziate a venire sempre di più e lui ha continuato a lasciar venire le persone. L'unica cosa che ha detto è tenetelo pulito. E poi da quest'anno ci ha messo il parcheggio a pagamento dove poter fare i soldi. Qua pure questo non c'era. Ho scattato il caffè. Allora, percorso in pianura, nell'erba, 20-30 minuti e si arriva fino al sotto al canyon. Vediamo, speriamo che ci sia. Qui c'è Carolina molto emozionata. E poi qua c'è il QR per pagare il parcheggio. Lo potete scansionare anche se sta questo video. Se lo volete pagare anche prima del vostro viaggio. E questa è l'entrata del canyon. Percorso molto semplice e adatto a tutti, perché in pianura 20-30 minuti e non ci sono tante difficoltà. Una cosa che non mi stanco mai di dire a chi vuole venire in Islanda è: portate un abbigliamento adatto, che sia caldo ed impermeabile, ma che sia di qualità soprattutto, perché voglio, il clima in Islanda cambia subito. Pensate oggi è una giornata soleggiata e adesso c'è un vento fortissimo, probabilmente viene pure a piovere così all'improvviso. Il clima islandese è davvero imprevedibile. Come questa giacca di Carolina qua della Strasse Nord, che è completamente impermeabile e antivento. Bellissimo, siamo quasi arrivati, voglio, ma guardate questo basalto qua. Io c'è l'acqua azzurra, ce l'abbiamo fatta, guardate qua. Ora scendiamo fino là dentro e vorremmo cercare il diario che sta in ogni posto in Islanda, che dovrebbe essere là vicino, per mettere la nostra firma. Eccolo, io l'abbiamo trovato, è quello. Qua metteremo la nostra firma sul diario. Prima fatta, adesso possiamo andare nel canyon. Per Carolina si è realizzato un sogno, voleva sempre venire qua, non è mai potuta venire, ma bellissimo. Guardate qua, oggi siamo a Sudagil Canyon. Le persone si fanno le foto di rito. Bella, guardate che acqua. E qua ci ho fatto un tuffo, ovviamente noi non lo fate perché è meglio di no, l'acqua è molto ripida e congelata. Ok, come avevo detto inizia a piovere, il clima qui in Islanda è molto imprevedibile, quindi voglio, mi raccomando, portate la giacca antivento e antipioggia. E una cosa che mi piace fare molto quando vengo su Sudagil Canyon è stare semplicemente qua. Ovviamente adesso sto facendo un video, ma è per condividere un momento bello con voi, proprio come faccio, è lo scopo questo del canale.
Ma la cosa bella che vi consiglio anche a voi di fare se venite qua a Sudan Jet Canyon è quella di stare qui semplicemente ad ammirare le colonne di basalto, il fiume che scorre e sentire il silenzio della natura. Bellissimo. Mette una pace dentro che è assurda. Guardate qua, ma che sta piovendo forse è anche meglio. Cioè adesso che sta piovendo forse è anche meglio che senza pioggia. Oh, mi piace un casino assolutamente. Sudan Jet Canyon è uno dei miei posti preferiti in Islanda, non solo per la difficoltà nel quale la difficoltà che ho impiegato la prima volta per scoprirlo, per raggiungerlo, perché non era proprio scontato all'inizio. Adesso è sdoganato. Ma poi guardate là che bella cascata che ci sta. Aspetta, il trekking può proseguire ancora un po' più là, però io non mi va di andare. Davvero bello, bello, bello. Non fa freddo, non c'è. Adesso siamo pure riparati dal vento dentro questo canyon. Che bello, ragazzi. Allora, che cosa si prova a vedere per la prima volta su Sudan Jet Canyon e venire qui? Cosa hai provato? Cioè... Allora, la mia prima impressione è stata, mamma mia, spettacolare, perché vedendo comunque un sacco di video su Instagram e anche su YouTube, dicevo, devo andarci per forza perché secondo me è spettacolare. Adesso piove ed è comunque spettacolare. Avevo paura di trovare l'acqua grigia, invece l'acqua è veramente bellissima, cristallina, è una sensazione di pace, di tranquillità, è tutto meraviglioso, tutto come me l'ero immaginato. E poi queste colonne di basalto sono una cosa eccezionale, bellissima. Forse nella sfortuna che è venuta a piovere siamo stati fortunati perché c'era l'acqua azzurra e poi perché... Non ci sono tanti turisti. Esatto, siamo solo noi. Bellissimo. Vabbè, vai, io che ve lo dico a fare? Ne è valsa la pena. Ok, grazie mille per avermi fatto compagnia in questo vlog giornaliero in Islanda. Da Sudan Jet Canyon è tutto, noi ci vediamo con la prossima avventura. Ciao, io.